Buongiorno, sono Marco Filippi, professore emerito del Politecnico di Torino e socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze. Abbiamo invitato la professoressa Francesca D'Ambrosio dell'Università di Salerno e presidente dell'Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria a tenere una conferenza su una sua recente e assai interessante ricerca che ha compiuto in collaborazione con archeologi sui sistemi di riscaldamento e di approvvigionamento idrico di alcune terme di epoca romana della Campania, in particolare le terme di Pompei e di Baia. Ringrazio la professoressa per aver accettato l'invito e a nome di tutta l'Accademia e la invito quindi a iniziare la sua conferenza. Grazie. Buonasera, sono Francesca Romana D'Ambrosio. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Mori e il professor Filippi per il loro invito. E velocemente passo a illustrarvi il tema delle terme romane. Quello che farò è darvi delle emozioni attraverso le immagini e poi, se volete, potrete approfondire questo tema se ritenete sia di vostro interesse. Brevemente, io sono un docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno, ma sostanzialmente in questo contesto rappresento il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali della Federico II e l'Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria, che hanno collaborato attivamente a questa mia ricerca, essenzialmente finanziandola. Le origini delle terme romane sono lontane, si perdono nei tempi. Qualcuno pensa che derivino dalle terme egiziane, qualcuno dalle terme greche. Sostanzialmente, noi ci fermiamo a ragionare in qualche modo sull'epoca romana e io inizierei col dire che i romani non erano un popolo che aveva molta cura dell'igiene, soprattutto all'inizio. Questa vignetta rappresenta il Balneolum di Scipione l'Africano, questo grande personaggio della storia. Tutti potremmo pensare a una sua vita splendida, quindi anche a un bagno splendido. In realtà, ai tempi di Scipione, quindi parliamo di un'epoca che si colloca tra l'inizio del Tra la fine del 200 e l'inizio del primo secolo avanti Cristo, ebbene, in quell'epoca i romani si lavavano una volta a settimana, secondo le fonti, ed essenzialmente riscaldavano l'acqua in bacinella o in catini posti sul braciere e dopo utilizzavano quest'acqua appunto per lavarsi. La storia delle terme inizia qui, nel Golfo di Napoli, ma più specificatamente nel Golfo di Pozzuoli. È un po' la terra del mito. Qui vedete l'isola di Capri, dove secondo la tradizione Ulisse fece resistenza alle sirene. Qualcuno colloca le sirene alle Galli, che però si trovano di fronte a Positano. Quindi, se riuscite a vedere il mio mouse in quest'altra zona, nel Golfo di Salerno. E questa versione non è compatibile con la fondazione di Napoli da parte della sirena Partenope, suicida proprio perché non riuscì nel suo intento di uccidere Ulisse. Ma poi qui c'è tutta la zona dell'Eneide, quindi passiamo da Procida, la nutrice di Enea, a Capomiseno, dove Enea perse il suo trombettiere, appunto Miseno, al lago d'Averno, dove Enea entrò agli inferi, per poi avere anche Cuma, dove approdarono i greci per la prima volta nell'Italia peninsulare e dove, tra le altre cose, fu creato il nostro alfabeto che deriva strettamente appunto da quello greco. E poi c'è Miseno. Questa zona è la zona dei Campi Flegrei, campi di fuoco, che sono caratterizzati da un fenomeno molto particolare, che è il bradisismo, cioè da queste parti, dico da queste parti perché io abito qui, la terra sale e scende rispetto al livello del mare.
Questo è il Macellum di Pozzuoli, noto anche e forse più noto come Tempio di Serapide, da una divinità, da una statua di una divinità egizia che fu trovata qui proprio a testimonianza dell'importanza di questi luoghi. Ebbene, oggi le auto camminano qui a questo livello, come vedete, e il Tempio di Serapide è in parte emerso. Queste colonne hanno delle macchie scure che forse riuscite a distinguere, che testimoniano proprio il fatto che prima erano sottoterra, sott'acqua, scusate. Queste macchie nere sono dovute alla presenza di organismi marini. Ebbene, questa è la zona di Puteoli, che come vedete da questa didascalia è ricca di terme e di piscine. E questa è la zona di Miseno, Miseno porto romano, la grande importanza di queste zone che poi giustifica la presenza di queste terme insieme ad altri fatti che ora vi racconterò, risiede anche nel fatto che Pozzuoli era il porto commerciale e il porto militare di Roma. E lo è stato fino al terzo dopo Cristo, quando poi fu costruita Ostia e quindi l'importanza di Pozzuoli calò sempre più. Questa è proprio la zona di Baia Miseno. Questo è il lago di Miseno, questo è il lago d'Averno, dove Enea appunto entrò negli inferi secondo la tradizione. E questa è la situazione di questa zona, così come la si poteva vedere ai tempi dei Romani. Vedete che c'è il lago d'Averno, c'è quest'altro lago, questo è il mare aperto, e qui ci sono degli insediamenti. Che cosa è successo a causa del bradisismo? Che tutta questa parte è scomparsa. È tutta sott'acqua adesso, la famosa baia sommersa. E ciò che è sott'acqua qua è visibile in questa diapositiva, in cui si vede la zona delle terme, attualmente visitabile, e quindi ciò che costituisce il sopra in qualche modo, e la zona del sotto, quindi il Lacus Baianus, e una serie di edifici che si trovano appunto sotto il livello del mare. Questa zona era estremamente importante, vi basti sapere che qui venivano a villeggiare gli imperatori. Adriano è morto qui, probabilmente proprio nella villa dei Pisoni, quindi in quello che oggi è il sotto. Qui c'è il castello di Baia, oggi sede del museo, che secondo le ultime scoperte dovrebbe essere la villa di Cesare. Quindi stiamo parlando di personaggi estremamente importanti nella storia di Roma. E in particolare, ecco, questo è ciò che c'è oggi sulla villa di Cesare. In particolare, pensate che questo è il livello del mare, praticamente questi edifici che vedete qui oggi sono sul mare. Sotto c'è veramente tantissimo, e tantissimo si sta trovando anche in questi giorni, le ricerche continuano. E alcune scoperte sono veramente della scorsa settimana, quindi di fine marzo. Questa zona è la zona archeologica che ha questo aspetto. Questa zona è stata scavata, diciamo, a metà del secolo scorso, a metà del Novecento, ed è un impianto termale estremamente complesso che si sviluppa su più livelli, su più terrazze. Questa è un'altra veduta, diciamo che quello che oggi si visita inizia su questo livello dove ci sono gli alberi, che è la villa dell'Ambulazio, e qui sotto termina qui dove c'è la piscina. La piscina si trova più o meno a livello della strada. Non è possibile sapere cosa c'è tra questa piscina, diciamo piscina, sembra fosse una natazio, e ciò che è sott'acqua adesso, perché in realtà su questa piscina affacciano direttamente le case della Baia moderna. Baia è un luogo di sperimentazione. Questa cupola è
in scala la cupola del Pantheon. Mabaia è appunto un luogo di evocazione del mito ed è in generale, direi, una testimonianza materiale di un passato che appunto va dal mito alla storia senza soluzioni di continuità. Questa è un'immagine molto bella che vi faccio vedere. Questo è un fico che ha le radici in alto. Questa è una delle stranezze di questo posto, così magico e così affascinante. Studiare Baia è difficile. Questa è una pianta del complesso, quello che avete visto, diciamo, in fotografia. E appunto questa è la piscina, la grande piscina, e questa è l'ambulatio. Quindi capite che questa immagine è appunto una pianta, quindi è quello che si potrebbe vedere oggi con un drone, in realtà non restituisce assolutamente la complessità dei luoghi. E questo è uno dei problemi che la tecnologia di oggi pone, perché noi riusciamo a vedere tantissime cose che prima era un po' più complicato vedere, ma non riusciamo sempre a capire qual è non solo lo sviluppo appunto di questi terrazzamenti, ma non riusciamo neanche a capire quali sono le varie fasi di costruzione. Ora immaginate che in questo sito si parte sicuramente dal terzo avanti Cristo con le piccole terme che vedremo tra un attimo, e si arriva probabilmente al secondo, terzo dopo Cristo, quindi con continui rifacimenti, continue modifiche che con una semplice immagine dall'alto ovviamente non sono comprensibili, non sono leggibili e non sono leggibili neanche senza l'aiuto di un archeologo, perché io sono ingegnere appunto, ma senza un archeologo accanto a me sicuramente non potrei occuparmi di questi temi e viceversa. Questa è proprio la ricostruzione della prima fase delle piccole terme che, a giudicare da certi reperti che sono in situ, dovrebbero risalire addirittura a epoca greca. Non dimentichiamo che Baia si trova in linea d'aria a pochi chilometri da Cuma e che i Cumani, partendo appunto dalla collina di Cuma, vennero verso Pozzuoli e quindi passarono sicuramente da Baia. C'è un ambiente che è il Laconicum e c'è un Frigidarium. Che cos'è il Laconicum? E perché a Baia ci sono le terme? Ebbene, i Campi Flegrei sono il risultato di due eruzioni che definirei piuttosto esplosioni. Una 40.000 anni fa circa, che provocò un collasso di tutta la zona, le cui ceneri si trovano in Siberia. Poi ce n'è stata un'altra circa 20.000 anni fa, 10.000-20.000 anni fa, quindi parliamo veramente di tantissimi anni. Che comunque, la famosa eruzione del tufo giallo, che comunque contribuì a mutare fortemente di nuovo i luoghi. E quindi questa è una zona vulcanica, in particolare all'epoca dei Romani, la collina di Baia era interessata da fenomeni vulcanici molto importanti e sostanzialmente dalle viscere della collina venivano fuori vapori ad alta temperatura e acqua calda. Quindi è evidente che erano terme naturali, cioè i romani utilizzavano qualcosa che era in loco per creare queste terme. Tra l'altro, il Frigidarium, probabilmente, quindi questa vasca di acqua fredda, era alimentata dall'acquedotto Augusteo che parte dalle sorgenti del Serino per arrivare fino al lago Miseno, quindi un percorso di centinaia di chilometri, 100 chilometri e qualcosa, con una pendenza dell'1 per 1000, una opera di ingegneria che definirei mostruosa. Questa è un'idea delle piccole terme, questo è un canale attraverso il quale passavano i vapori. Questo canale, vedete, è stato interessato da un crollo. Dall'altro lato del crollo c'è questo canale, quindi la continuazione. E qui sulla destra c'è una fistula, quindi un tubo che portava l'acqua calda ai livelli sottostanti.
Questa è un'immagine del calidarium, quindi della stanza calda. Da qui ancora una volta entravano i fumi che venivano poi ad occupare questa zona. Vedete che ci sono ancora dei pilastri, ovviamente ricostruiti. Questi sono tutti pezzi che sono stati trovati ed sono stati ricostruiti alcuni pilastrini a testimonianza di come doveva essere questa intercatedine sulla quale poggiava il pavimento di cui qui vedete dei resti. Questi ritrovamenti di Baia, quindi la presenza delle terme a Baia, hanno determinato la leggenda di Caio Sergio Rata. Caio Sergio Rata è un personaggio storico, era un itti coltore che, secondo la tradizione, aveva ingegnerizzato questo sistema di Baia, questo sistema naturale di Baia, e lo aveva importato a Pompei costruendo delle terme che funzionavano ovviamente in maniera artificiale. In realtà negli ultimi anni questa tradizione comincia a dare segni di stanchezza perché ci sono degli studi che ipotizzano che in realtà le pensiles baline di Orata servissero solo appunto per creare un ambiente più adatto alla cultura dei pesci. E questo è Pompei, quindi da Baia ci spostiamo a Pompei e questa è una pianta molto antica dell'inizio degli scavi in cui si vede l'anfiteatro, la zona dei teatri e la zona del foro. Secondo la tradizione, questa è la lettera di Plinio il Giovane che racconta dell'eruzione di Pompei, della partenza dello zio di Plinio il Vecchio che poi morirà sulla spiaggia antistante Pompei. Ebbene, secondo questa lettera, il nono giorno prima delle calende di settembre, verso l'ora settima, videro da Baia, proprio da Baia, anzi da Miseno, videro questo fungo che si alzava sulla montagna, che nessuno pensava fosse un vulcano, tutti pensavano che il Vesuvio fosse una semplice collina amica. Questa è la versione della lettera di Plinio normalmente conosciuta. Ora, che cosa è successo? Che negli ultimi anni sono emersi degli indizi che hanno portato a una conclusione diversa. Il primo indizio è quello che riguarda l'abbigliamento. In realtà, alcuni calchi mostrano un abbigliamento invernale e comunque non idoneo a un mese estivo come agosto. Poi sono stati ritrovati dei cibi, dei piatti con melograni, castagne e frutta secca e poi fondamentalmente sono stati trovati dei dolia, cioè degli enormi contenitori per alimenti in cui c'era il vino. Ora, tutti questi indizi sul cibo fanno pensare che insomma, non si trattasse di agosto. Poi ci sono i brascieri con la cenere. Poi è stata trovata una moneta commemorativa della quindicesima acclamazione di Tito imperatore, acclamazione che secondo le fonti storiche risale all'8 settembre del 79 d.C. e infine questa iscrizione a carboncino nell'atrio della casa con giardino in cui si parla del 17 ottobre. Tutto questo ha portato a posticipare la data dell'eruzione da 9 giorni prima delle calende di settembre a 9 giorni prima delle calende di novembre, quindi non più il 24 agosto, ma il 24 ottobre, che è la data sulla quale ormai conviene tutta la comunità scientifica. Perché è stato un errore? Che cosa è successo? Evidentemente la lettera di Plinio non ci è arrivata nella sua forma originale, autografa. Noi abbiamo delle trascrizioni e trascrizione dopo trascrizione c'è stato un problema. Pompei viene scoperta in questo punto dove attualmente c'è una targa commemorativa e viene scoperta per caso
perché stavano costruendo un acquedotto, per cui Carlo III di Borbone, che dopo poco tempo diventò Carlo III di Spagna, lasciando qui il famoso Ferdinando, suo figlio, ebbene Carlo III di Borbone autorizzò gli scavi che iniziarono il 23 marzo del 1748. Si cominciò a scavare, questa è una pianta del 1832, vedete la zona ancora una volta dell'anfiteatro, sempre i teatri e la zona del foro, e in più questa zona dove si trovano molte delle case famose di Pompei. Pompei, meta del Grand Tour, sicuramente a partire dal 1748 gli stranieri cominciano ad arrivare qui e arrivano soprattutto nei Campi Flegrei. Bellissima la frase di Goethe che scrive una lettera il 1 marzo del 1787 dicendo che sotto il cielo più puro c'è il suolo più infido. Anche Le Corbusier arriva a Pompei, dove rimane affascinato dal razionalismo delle case romane e fa tutta una serie di schizzi durante i suoi 4 giorni in sede. E adesso veniamo alle terme di Pompei. In particolare, vediamo come veniva gestito l'accesso. Innanzitutto c'era il cosiddetto tintinnabulum, cioè una campanella che indicava la data di, scusate, l'orario di apertura e di chiusura delle terme. Questo tintinnabulum è evidentemente un oggetto fallico perché per i romani questi oggetti avevano un significato ben preciso, e cioè erano dei portafortuna. Il nostro cornetto, il cornetto rosso dei napoletani, non è altro che la derivazione di questo oggetto romano. Quindi nessuna più di È un'abitudine dei nostri antenati. Qui ci sono gli orari estivi in basso e invernali in alto di apertura delle terme, e c'è la corrispondenza tra gli orari romani, tra le ore romane e le nostre ore. Qui c'è una differenza tra rosso e verde. Rosso è riferito alle donne e verde agli uomini. Che cosa significa questo? Significa che c'erano questioni di genere anche a Roma, e in particolare nelle terme. A seconda dell'approccio, direi, alle questioni di genere degli imperatori, le terme potevano essere frequentate contemporaneamente da uomini e donne o meno. Alcune terme, le più grandi, avevano comunque una sezione maschile e una sezione femminile. Laddove nelle terme più piccole era presente una sola sezione, se l'imperatore voleva che le donne fossero separate dagli uomini, le donne andavano di mattina e gli uomini di pomeriggio. Per farvi capire la differenza, questo è l'apoditerium delle Terme Stabiane. Adesso entriamo negli ambienti termali. Terme Stabiane di Pompei hanno una sezione maschile e una sezione femminile. Questa è la sezione maschile, vedete la ricchezza dei luoghi, e questa è la sezione femminile, manco a dirlo. Qui ci sono queste nicchie che vedete anche nella sezione femminile. Le nicchie servivano per depositare gli abiti, a volte erano sostituite da semplici mensole, a volte da panche. Sta di fatto che nella sezione maschile l'apoditerium era riservato esclusivamente alla funzione di spogliatoio, in quelle femminili aveva anche la vasca perché non c'era la vasca dell'acqua, il locale dedicato alla vasca dell'acqua fredda. Dall'apoditerium si passava al tepidarium, quindi la stanza tiepida, questo è sempre Pompei, in particolare questo è il tepidarium delle Terme del Foro, molto noto perché è bellissimo, al di là degli stucchi che vedete nella volta, ci sono questi telamoni che sono dei veri e propri capolavori. Ma questo tepidarium, dal punto di vista termotecnico, è molto importante perché? Perché qui c'è un braciere. Ora, non so se sapete che in realtà Pompei era stata colpita da un terremoto terribile qualche anno prima dell'eruzione, e quindi in realtà la città era in ricostruzione durante il terremoto, tant'è vero che chi c'è stato avrà notato che alcuni muri delle case hanno delle sarciture, proprio perché, insomma, in realtà Pompei era un cantiere.
Il terremoto aveva determinato un crollo del pavimento e il sistema di riscaldamento che avete visto, quello con i pilastrini che avete visto a Baia, era crollato e quindi c'era qui un braciere enorme, bellissimo, di bronzo. Questa è la porta. Scusate la qualità delle foto, ma sono foto che ho fatto io a volte in condizioni di luce con il cellulare, quindi veramente pazzesche, però ho voluto anche qui dare la mia interpretazione di questi luoghi. E questa è la stanza, è la porta, scusate, che porta appunto dal Tepidarium al Calidarium, quindi alla stanza calda. Qui sotto c'è un sistema di regolazione di cui vi parlerò. Questo è il calidarium delle terme del foro, quindi l'ambiente caldo in cui si poteva prendere il bagno caldo nella vasca per immersione o ci si poteva aspergere con acqua calda nell'abrum. Vi invito a vedere questo foro. Questo foro è posizionato esattamente in corrispondenza del centro dell'abrum, che è anch'esso meraviglioso perché è un unico pezzo di marmo. Vedete qui tra le altre cose c'è scritto Labrum. E questa posizione era voluta perché chi si trovava intorno alla vasca non doveva fare ombra a chi gli stava vicino. Questo foro era ovviamente chiuso da un disco di bronzo orientabile. E quindi questo disco poteva fare da chiusura o rimanere aperto con inclinazione diversa per permettere l'ingresso della luce. Col passare del tempo, questo sistema di illuminazione cambia. Queste sono sempre a Pompei, le terme suburbane costruite dopo il terremoto, perché molte terme avevano avuto. Alcune terme erano crollate e altre erano state danneggiate e vedete che compaiono le finestre. Qua siamo un secolo, 1 o 2 secoli dopo, a seconda delle situazioni, dopo le altre terme. Compaiono le finestre evidentemente esposte a sud-ovest. Questo è il frigidarium, quindi la vasca dell'acqua fredda. Quindi si entra. Questo è un frigidarium bellissimo, sempre delle terme suburbane. Immaginate qui dei grandi giochi d'acqua. La vasca si trova esattamente dove siamo noi in questo momento. Quindi noi siamo nella vasca e vediamo questo ninfeo con giochi d'acqua. Quindi si entra nell'apoditerium, ci si spoglia, si attraversa in qualche modo il frigidarium, si entra nel tepidarium, si va nel calidarium, si torna indietro, quindi ci si riacclimata rispetto al grande caldo del calidarium, ci si bagna nell'acqua fredda e finalmente si esce. Questa è, diciamo, la struttura, la distribuzione degli ambienti termali più semplice che possiamo immaginare. La più complessa è quella delle terme imperiali, questa, che trova una delle sue massime espressioni nelle terme di Diocleziano a Roma. Palladio disegna questa pianta di Caracalla nel 1760 e immagina in qualche modo anche le sezioni in vari punti. Fatto è che queste sezioni sono abbastanza immaginate perché più o meno nello stesso periodo Piranesi fa questo disegno delle terme, vedete che sono molto distrutte, se volete. E poi Tademane fa una ricostruzione a fine 800, molto fantastica in questo quadro che è molto famoso. Che cosa succede? Quando io prima vi dicevo è difficile oggi ricostruire ciò che fu, è perché appunto ci sono state tantissime fasi. Queste sono le terme del foro. Tenete presente che di Pompei noi abbiamo una fotografia anche in alzato al 79 d.C., cioè a Pompei dopo il 79 d.C. non c'è stato più nulla, quindi noi vediamo esattamente quello che c'era all'epoca. Senza andare oltre, senza avere, cioè siamo ancora fermi ai canoni vitruviani, se volete. Ebbene, anche le terme del foro, però, vedete, hanno avuto un
una grossa evoluzione, passando dallo schema che vedete qui a sinistra a quello centrale fino a quello di destra. E senza l'aiuto degli archeologi, senza lo scavo archeologico, noi ovviamente vedremmo semplicemente questa situazione attuale, quindi avremmo perso un pezzo di storia. Vediamo il sistema termotecnico, quindi partiamo dall'involucro, questi sono i pilastrini che avete visto, tutte le misure rispettano in genere i canoni vitruviani e in particolare in questo disegno A rappresentano i pilastrini e B rappresenta il mattone che si trova sui pilastrini. Quindi immaginate che su ogni pilastrino erano poggiati quattro mattoni che rappresentavano la base di questo secondo pavimento. Questo secondo pavimento aveva una serie di strati. La cosa interessante è che i romani tenevano molto alla qualità dell'aria. I fumi che passavano attraverso questi pilastrini in realtà erano prodotti da un fuoco e quindi potevano contenere delle sostanze tossiche. Per cui i romani inserivano in questo pacchetto pavimento un metallo. Le terme erano in genere donate alla popolazione, soprattutto da chi intendeva candidarsi alle elezioni. E quindi più le terme erano ricche, più il candidato era importante. E in alcuni casi questo metallo era argento. E la presenza di questo argento creava una specie di favola su chi l'aveva costruito, che era talmente tanto potente da spendere una ingente somma di denaro per qualcosa che nessuno avrebbe mai visto, ma che lui si poteva permettere. Questi sono, seguendo Lord Kelvin, che diceva che noi conosciamo solo ciò che si può misurare, queste sono delle misure che abbiamo effettuato proprio nelle terme suburbane in corrispondenza di un crollo, per verificare la corrispondenza tra i canoni vitruviani e una costruzione del 75-76 d.C. Diciamo che le terme suburbane sono state costruite poco prima dell'eruzione del 79. Passiamo poi alle pareti verticali. Le pareti verticali erano dotate di un'intercapedine che veniva creata poggiando sulla parete portante dei mattoni peduncolati. Queste sono le cosiddette tegule mammate, vedete che hanno quattro peduncoli e che sono dei quadrati di 49 cm di lato. In alternativa alle tegule mammate, da qualche parte si trovano anche questi mattoni 50x20 tipicamente, oppure si trovano dei tubuli. Quindi, mentre in questi due casi, quindi tegule mammate e mattoni, i fumi non avevano un percorso definito, usando i tubuli il percorso veniva in qualche modo guidato, il che rappresenta, diciamo, dal punto di vista ingegneristico, un'evoluzione tecnologica. Questo è un esempio di tegula, vedete, questo è il peduncolo. E qui c'è un'altra cosa, a mio parere, straordinaria. Qui siamo sempre alle terme del foro, vedete che qui ci sono delle strane cose, delle strane strisce che si chiamano strigillature. Ecco, qui si vedono meglio, servivano a raccogliere la condensa. Immaginate questo ambiente caldissimo con tanta acqua, quindi pieno di vapor d'acqua, evidentemente soprattutto d'inverno, quindi con temperature più o meno fredde, più o meno rigide all'esterno, temperature basse comunque, questo vapore poteva condensare. Quindi che cosa facevano loro? Creavano queste canaline, in fondo sono delle canaline, che raccoglievano la condensa e la immettevano in delle specie di grondaie, se volete, quindi dei canali che correvano lungo questo stucco. Questo è il sistema di funzionamento. Quindi immaginate il fuoco, il fumo prodotto dal fuoco in parte andava sotto il pavimento e poi risaliva attraverso queste intercapedini. Questo è,
Questa è la bocca di un forno, questa è la bocca del forno delle terme suburbane. Questa invece è una cosa meravigliosa perché vedete che qui c'è una scala, più o meno si vede una scala, e qui si vede una chiusura. Questa qui non è altro che la bocca di uno dei forni delle terme di Caracalla, talmente grandi che hanno tuttora una serie di forni. Tutti questi rettangolini neri che vedete intorno a questa circonferenza che rappresenta in realtà il calidarium, erano tutte bocche di forno. Come riscaldavano l'acqua? Ancora una volta il fuoco, il percorso dei fumi sul fuoco era posizionata una caldaia, quindi loro riscaldavano l'acqua che poi tramite tubature entrava nella vasca. In realtà quest'acqua, appunto calda, veniva riscaldata anche dal pavimento molto spesso. In quasi tutte le vasche, sotto le vasche si trova l'ipocaustum, quindi questa intercapedine. Quindi l'acqua continuava a essere riscaldata, non si raffredda come succede nelle nostre vasche oggi, e in più c'era la cosiddetta testudo alvei, testudo perché aveva la forma di una tartaruga, l'alveus era la vasca. Praticamente in questa testudo era a diretto contatto con la fiamma, quindi qui dentro l'acqua era riscaldata in continuazione, era riscaldata a temperature elevatissime e per un fenomeno fisico che non vi sto a raccontare, c'era una continua miscelazione tra l'acqua nella vasca che tendeva a raffreddarsi e l'acqua, direi, bollente riscaldata nella testudo. Quindi in qualche modo questi signori riuscivano a mantenere l'acqua sempre calda. Ma si può pensare che, essendo l'acqua proveniente dalla caldaia molto calda, queste persone avessero un disagio. No, questo è l'impianto di una casa privata di Bosco Reale, due caldaie, quella inferiore e quella superiore, un serbatoio di acqua fredda. Questo è uno schema che, insomma, un po' troppo schematico l'ho fatto io, ma che in qualche modo ricostruisce il percorso dell'acqua. Quindi, da una parte c'è una tubazione che porta all'alveus, quindi alla vasca per immersione, dall'altra una tubazione che porta all'abrum, quindi la vasca per aspersione, e c'è un sistema di tubi e valvole che collega i vari rubinetti in maniera che l'acqua molto calda potesse essere miscelata con l'acqua, diciamo, tiepida e con l'acqua fredda per ottenere la temperatura desiderata. Questo è l'alloggiamento della caldaia che corrisponde a quel forno che avete visto prima. Questo è un tubo e questa è una valvola. Di valvole non se ne trovano tantissime, devo dire. Questa è appunto alle suburbane. Come erano fatti i tubi o fistule? Non erano a sezione circolare. Perché? Perché i romani non conoscevano la saldatura, quindi avevano un mandrino calibrato circolare e intorno a questo mandrino posizionavano una lamina di piombo che poi chiudevano in qualche modo, quindi saldavano con una colata di piombo e un cordone di argilla. E infatti vedete che la forma giustamente non è perfettamente cilindrica. Questa è la vasca delle Terme Stabiane. Vedete il livello della vasca? Sempre delle nicchie, dovete immaginare che le terme erano sempre molto ricche. Le terme nascono per certi versi come fatto di igiene, ma più passa il tempo, più diventano luogo di incontro, luogo in cui si svolgevano gli accordi commerciali, luogo in cui si discuteva di politica. Tenete presente che nelle terme di Caracalla c'era una biblioteca, quindi le terme sono una via di mezzo tra una spa, un circolo culturale, una biblioteca, erano veramente il centro della vita romana, il foro, la basilica e le terme. Non a caso queste tre situazioni si trovavano in tutte le città romane. I romani, appena conquistavano una città, poi costruivano le terme, il foro e la basilica. E qui vedete chiaramente che c'è la suspensura, quindi l'ipocaustum, sotto la vasca. Questa è una ricostruzione vecchia che abbiamo fatto delle terme suburbane con l'aiuto di una
della dottoressa Jacobelli, che ha scavato le terme suburbane, quindi appunto questa collaborazione tra le varie culture, questa contaminazione per cercare di ricostruire un passato di cui abbiamo tracce dalle fonti storiche, da ciò che l'archeologia ci racconta e dalle conoscenze ingegneristiche. Dunque, qui questo è il prefurnium, vi ricordate che vi ho fatto vedere la bocca del forno? Questa è la caldaia in cui ho scattato questa foto. E questa è una ricostruzione un po' complicata forse. Allora, questa è l'immagine prima. Rispetto a questa immagine abbiamo lo sviluppo del calidarium, quindi le finestre che avete visto. In questo crollo il pilastro, diciamo, vitruviano, un tubulo, e questo per esempio è un grande dubbio, perché se ho fatto il pilastro poi ci metto il tubulo, visto che è tutto coevo, non lo sappiamo, è tutto da scoprire. Adesso andiamo velocemente oltre i canoni vitruviani, quindi finiamo con questa foto del 79 d.C. e passiamo alla strada che porta da Neapolis, a una delle strade che portano da Neapolis, quindi città di cultura, a Puteolis, città di commercio. Le terme si trovavano anche lungo la strada, erano una specie, come dire, di luogo per rifocillarsi, di luogo per fermarsi, per mangiare qualcosa anche se volete. In molte terme, accanto alle terme ci sono le taberne, per esempio, in moltissime terme hanno a fianco le taberne e quindi si trovano lungo le strade. Vi faccio vedere due esempi. Queste sono le terme di Via Terracina, scoperte nel 1940, tra il 36 e il 40, quando Mussolini fece costruire la mostra d'oltremare, che doveva essere, e poi in realtà ci fu lo scoppio della guerra, ma doveva essere questo spazio espositivo molto grande, molto bello, in cui insomma, erano previste delle cose. Abbattendo gli edifici presenti in quella zona, vengono scoperte le terme, che si salvano perché rappresentano, per l'ideologia fascista, il giusto tramite incredibilmente trovato tra l'antica Roma e la Roma e l'Italia fascista. Queste sono le terme di prima fase, queste sono le terme di seconda fase. Vedete che c'è un cambiamento, vedete che c'è tutta questa parte ricostruita qui, che a noi sembra adiacente, in realtà qui ci sono dei dislivelli importanti che fanno capire delle cose che adesso non vi sto a raccontare, se no non la finiamo più. Terza fase, questo è quello che vediamo oggi, ma senza gli archeologi ancora una volta non sapremmo di tutte queste fasi precedenti, quindi avremmo perso la storia. Perché si passa alla seconda e poi alla terza fase? Perché viene costruita una latrina e vedete che anche un edificio termale posto lungo una strada ha delle cose meravigliose. Questi sono due delfini che si trovano in questa latrina. Apoditerium, forse non si sa, sicuramente Frigidarium con vasca, altro dubbio. Questa vasca era rettangolare, vasca dell'acqua fredda, a un certo punto diventa semicircolare, non si sa perché. Non si sa bene quale sia il percorso delle acque. Ma tornando all'impianto termotecnico, questo è il prefurnium, la bocca del forno e questo rettangolino scuro che vedete. Guardate le dimensioni. A che cosa servivano queste dimensioni? Forse a stoccare la legna. Noi abbiamo fatto un calcolo approssimativo dal quale risulta che nelle terme suburbane, leggo, venivano consumati 25 kg ora di legna. Ed era necessaria per cambiare l'acqua in continuazione 3.500 kg di acqua. Questo no, in realtà per cambiare l'acqua ogni 2 ore in un giorno. Abbiamo fatto il calcolo, vengono fuori questi numeri. Vi rendete conto che sono numeri spaventosi? E vi rendete conto che 35 kg all'ora di legna in un impianto termale significa che vabbè che c'era tanto bosco, ma probabilmente disboscavano. Cioè, disboscare tutto non era sufficiente. Infatti, ho lanciato un'ipotesi che però è tutta da verificare, probabilmente è una stupidaggine, non lo so, ma la mia idea è che i romani utilizzassero anche il letame.
Loro erano un popolo che era molto dedito alla pastorizia. Se io penso a Pompei, penso a una città commerciale, quindi a un continuo viavai di, per esempio, cavalli e buoi, quindi tanto letame che peraltro andava in qualche maniera smaltito. Perché non pensare che i romani abbiano usato le biomasse? Ora, ripeto, è una cosa tutta da verificare, però questa idea mi intriga molto. Questo è il rettangolino nero che vedevate e questo è il pavimento della vasca. In realtà è stato ricostruito appunto dopo lo scavo. Ora, sempre per parlare di dubbi, perché l'archeologia è dubbio, vedete questo tratto azzurro che più o meno segue quella che è l'apertura. Questo era un arco, che fosse un arco è sicuro, perché proprio è testimoniato dal posizionamento dei mattoni. Ebbene, il primo dubbio che viene è qua c'è il fuoco, verso di noi c'è il fuoco, dall'altro lato c'è una vasca con l'acqua. Come mai qui c'era un arco? Non può esserci un collegamento tra una vasca e un fuoco. Questa è la ricostruzione dei pilastrini fatta appunto dopo lo scavo. E qui vedete alcune immagini. Questi, per esempio, sono i tubuli che vi ho fatto vedere prima in quel disegno. Questi sono tubuli veri. La particolarità di queste terme è che ha più prefurnia, e anche questo non si capisce perché, quindi più prefurnia, ciascuno per un ambiente, ma ciascun ambiente alimentato anche attraverso canali dal prefurnium principale, che è quello del calidarium. E poi c'è quello che per me è un mistero: questo è un grandissimo ambiente ottagonale con l'ipocaustum. Peccato che però non c'è alcun prefurnium, cioè non si capisce, forse andrebbe scavato ancora, ma in realtà da quello che c'è oggi, questo prefurnium non era alimentato da fumi. Non era percorso, scusate, da fumi. Dubbio atroce. Altro dubbio è quello che riguarda le terme di Agnano, scoperte nel 1906. Queste sono le piante del 1906, la A e la C, le piante del 1912, B e D. Perché dubbi? Perché le terme di Agnano sono costruite sulla collina di Agnano, che ha esattamente le stesse caratteristiche della collina di Baia, quindi acque minerali e vapori probabilmente. Ciò che resta è praticamente questo. Questo è un canale che portava i vapori dall'interno della collina verso le terme. Non si sa molto ed è veramente difficile riuscire a ricostruire qualcosa. Questa è la sfida che con gli amici archeologi abbiamo raccolto. Non credo che andremo molto lontano, perché veramente gli elementi sono pochissimi, poi non c'è rispetto dei canoni, e questo è antico e moderno. Bisogna preservare, conservare ciò che c'è negli ambienti, e quindi c'è bisogno anche di impianti. Gli impianti vengono integrati in qualche modo con l'antico, però diciamo con l'accortezza di nasconderli. Questi sono dei link che vi propongo per un eventuale approfondimento di Baia o di Pozzuoli sommersa, ma insomma voglio dire che i video su YouTube su Baia e su Pozzuoli sono veramente tantissimi. Io vi invito a fare riferimento a quelli ufficiali, quindi quelli del Parco Archeologico di Baia, perché ci sono poi delle ricostruzioni più o meno affidabili, molte volte meno affidabili, fatte da persone che si divertono con l'archeologia, ma diciamo, credo che sia sempre meglio affidarsi a chi di archeologia ne capisce. Io con questo ho finito, vi ringrazio. Vi ringrazio per la vostra pazienza, vi ringrazio per il tempo che avete dedicato e vi invito a venire da queste parti. È veramente una terra
come dire, per certi versi splendida, abbandonata, meravigliosa, intrigante, fantastica, favolosa, mitologica, c'è un po' tutto. Grazie.